È chiaro che perdere così al 96esimo fa tanta rabbia, perché comunque tatticamente il Pontedera, un po' come fece il suo Monterosi qui all'Adriatico 2 anni fa, era riuscito a imbrigliare il Pescara, se guardiamo la partita di Lucca del Pescara. Sì, è vero, eravamo riusciti a chiudere un po' tutte le linee di passaggio, a creare delle difficoltà a questo Pescara, che è una grandissima squadra, e merita il primo posto in classifica. E il primo quarto d'ora, 20 minuti, onestamente volevamo cominciare da dietro e abbiamo regalato delle palle gol su nostra, noi in possesso di palla, anche sul rigore, eravamo in due sulla palla, ci siamo scontrati, poi è stato fatto questo cross e Guidi ha fatto rigore. Che poi c'era, non lo so, lo rivedremo. Braccio largo c'era. Capito? Però dice che c'aveva un appoggio, però insomma, comunque. Però le occasioni, pronti via, abbiamo regalato un'occasione da gol, perché ci siamo. Proprio quell'autore del gol del vantaggio l'avete avuto anche voi, no? Del gol del pareggio vostro l'avete avuto nel primo tempo, colpo di testa in corsa. Sì, un colpo di testa di Pietra, poi c'è stata un'azione di Corona di testa, poi c'è stata un'azione di Ianesi che portiere è uscito, che poi ha tirato un porta, c'era qualcuno che ha salvato su Brosco. Mi sembra Brosco. Davanti la porta, sì. E quando abbiamo allungato il gioco, che siamo andati direttamente sulle punte fraseggiando di meno, abbiamo insomma costruito di più e abbiamo rischiato di meno. Il secondo tempo c'è stata una supremazia del Pescara, sia, però più che di calcio d'angolo, non è che abbia creato, ora magari mi posso sbagliare, non è che... Solo il tiro di Dagasso con il portiere vostro che era a terra. Ecco, esatto, tiro di Dagasso, poi insomma, però c'era una pressione del Pescara importante, perché il Pescara è una squadra importante che sicuramente sarà protagonista fino alla fine. Le chiedo un'ultima cosa, quell'atteggiamento ostruzionistico del Pontedera negli ultimi 7-8 minuti più il recupero che ha fatto arrabbiare il DS Foggia, perché? Ma io un atteggiamento ostruzionistico, sai, sono ragazzi giovani e quindi Foggia sa bene che in Serie C, soprattutto nel girone C, quando si va in svantaggio non si gioca più. Questi ragazzi erano stanchi, tre partite a settimana, siamo, se guardate la panchina, tutti giovani, quindi insomma, questi titolari che erano in campo hanno cercato, insomma, erano stanchi, non è che ci hanno marciato più di tanto.